25 novembre, una giornata dedicata a quelle maltrattate, a quelle picchiate, a quelle violate, a quelle che si ribellano, a quelle che non stanno zitte, a quelle che denunciano, a quelle che hanno coraggio, a quelle che aiutano le altre, a tutte le donne. Il linguaggio, la comunicazione, tutto quello che sta intorno al femminicidio, al modo di comunicare e raccontare le storie della violenza sulle donne. E tutto questo al centro del dibattito promosso dal CIRSI in occasione della giornata mondiale contro i femminicidi, quindi un dibattito con i giornalisti e non solo, e poi una mostra dal tema violata. 14 fotografie in bianco e nero, scattate dal fotografo Dominic Giliberto, in esposizione fino al 4 dicembre. Per raccontare tramite l'immagine, che in questa mostra è finzione, ma troppo spesso è triste realtà, ciò che accade un attimo prima della tragedia. Violata è una mostra, è un dibattito, è una tavola rotonda dove affare da regia è il CIRS di Messina. L'idea della mostra ci ha condotto subito anche a parlare di giornalismo e a parlare di comunicazione e di etica della comunicazione. Le giornaliste che hanno partecipato e anche i giornalisti proprio hanno molto a cuore non solo l'aspetto relativo al dare la notizia ma anche all'educare, soprattutto le giovani generazioni e anche un po' come si dà la notizia e come si informa anche sulle possibili soluzioni. Perché ci sono molte donne, dicevamo prima, che nelle loro abitazioni, con i loro mariti, in questo momento soffrono, in questo momento non hanno il coraggio di denunciare, non sanno che ci sono delle associazioni che le possono proteggere, sanno come svolgere le pratiche relative agli avvocati e alla giustizia. Allora questi sono degli strumenti che noi dobbiamo mettere a disposizione di tutti. Lei ha citato Mattarella che dice che è soprattutto un fatto culturale. Lui ha detto che è una ferita aperta quella della violenza alle donne e un po' ammettere anche una colpa da parte dello Stato, perché un presidente dice una cosa del genere è un fatto che a me mi ha colpito molto e non ha parlato di pene, ma ha parlato di cultura, per cui di prevenzione, per cui di agire anche sull'uomo e lui da uomo e da presidente che dà questo messaggio così forte, io penso che noi dobbiamo dare seguito a questo, intanto mettendoci insieme, fra associazioni, fra diverse professionalità anche, perché l'avvocato, col giornalista, con lo psicologo, col sociologo, con la professoressa di etica, con l'assessore alle politiche sociali, cioè sono tutti tasselli che messi insieme possono realmente cambiare la società.